Andiamo ad aprire questo qua. In realtà so già cosa c'è dentro. Forse anche voi se mi seguite su Instagram. E se siete su Telegram lo sapete già sicuramente. Però devo prendere lo skate qui in macchina. Le scarpe. Mi sento tipo un equilibrista. What's up skaters? Sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Se no, benvenuto nel canale se ti va. Iscriviti, perché oggi apriamo quel pacchetto senza farci infastidire possibilmente. Salve! Sapete già Downtown? Vero, spero di sì, perché se non lo sapete siete delle brutte persone. Downtown è lo skate shop che ormai da qualche mese mi sponsorizza e mi sta dando una mano enorme. Li ringrazio tantissimo perché senza di loro farei molta più fatica a skateare, a fare questi video, eccetera, eccetera. Tra l'altro hanno anche un regalo per voi, ma già lo sapete. Codice sconto PUSHING10, link in descrizione su tutto il catalogo del sito. E c'è veramente tanta roba. E tra l'altro adesso, in questo esatto momento, ci sono le tavole a 54€, grip compreso. Se mettete lo sconto ve le portate a casa a 50. E sono marche buone, perché sono tipo Polar, che non è male comunque. Quindi fateci un salto. Apriamo il pacco. E poi, in realtà... Scusate, non ho resistito. Ho già aperto, ho già montato la tavola. Ora vi spiego tutto. Facciamo un po' di chiarezza perché è necessario. Questi track, se ve li ricordate, mi erano stati mandati nel primo pacco qualche mese fa e li ho tenuti proprio per questo momento, così come i B-rings. Non parliamo di questo perché non voglio spoilerare. Parliamo prima di queste due cosette e cerchiamo di capire cosa c'è qua, che non è niente male. Come prima cosa, queste le vedrete in un futuro video sicuramente. Sono delle Ricta Clouds 78A, quindi molto morbide e tra l'altro abbastanza piccole, delle 54 mm. Questo perché voglio appunto farmi un nuovo cruiser abbastanza contenuto dalle dimensioni, leggero, però quanto più possibile fatto in casa, tra tantissime virgolette. Voglio tagliare una tavola e insomma, quindi Downtown mi ha gentilmente mandato queste che mi aiuteranno tantissimo a andare a scuola, eccetera eccetera, ma ne parleremo più avanti. Questo invece è il preassemblato Ghetto Bird. È uno dei preassemblati più economici che si trova sul mercato, ma dalla qualità che è corretta per chi vuole iniziare. Tanto carina la cosa che con lo skate ti mandano anche questo skate tool portatile. Infatti la prima cosa che faccio è questa. Portachiavi, ho lo skate tool sempre con me, è fighissimo. Vi lascio assolutamente anche qui il link in descrizione direttamente dal loro sito. Grazie mille Downtown che me l'hai procurato e grazie mille Ghetto Bird per avermelo spedito. Assolutamente a livello di qualità prezzo non è male, non è male. Qui si tratta di 100€, però sono 100€ che secondo me sono ben spesi. Per iniziare è una bomba, cioè qualitativamente si sente. I track sono fatti molto bene in alluminio, le ruote anche sono delle 53 mm, anche belle dure. I bearings sono degli ABEX 7, quindi vanno belli veloci, girano abbastanza bene. E la tavola è una classica 7 strati, non è quella 8 strati che trovate da Decathlon a 40€, capito? Cioè, è una buona tavola, soprattutto per iniziare. Se dovete farvi un regalo, se volete iniziare a skateare, questa fa il caso vostro, ma poi ne riparleremo. Sono curioso di farci due tricchettini. Senza romperla, perché ho l'atterraggio pesante. Tanto pesante, veramente troppo. Infatti, mi spiace dover dire addio a questa Santa Cruz VX. Veramente un rammarico per me, perché mi ha tenuto compagnia un anno, raga, ce l'ho da un anno, la adoro, però mi ha dato una brutta notizia, purtroppo non le produrranno più. Comunque i track sono buonissimi ancora, le ruote girano abbastanza, però insomma ho voluto veramente strafare e rifarmi il setup da capo. Togliamo dalle scatole il mio vecchio caro amato setup, comunque un segreto ma lo utilizzerò ancora ogni tanto, e diamo il benvenuto alla Almost Impact 825 Tensor Maglite Hardline 53 mm 99A, cuscinetti Bronson G3 e poi le viti, sono delle Pig. Ho dovuto comprarle a parte perché me le ero dimenticate e vabbè. Ah, i grip, raga,
questo clip è fatto da Zero Effetti, l'ho progettato io. Cioè, in realtà è un quadro di Pollock a cui io ho aggiunto questa scritta e me l'ha stampato Zero Effetti su misura. Vi lascio anche il link di Zero Effetti qua sotto. Non male. Due consigli solo: bucate il grip, ragazzi di Zero Effetti, e magari inspessitelo un po'. Poi diventa perfetto, perché l'ho già provato e a livello di abrasione devo dire che è ottimo. E che dire di questo skate? È veramente leggerissimo. È più leggero di questo. Questo è un 8.25 con track di alluminio super ben fatto, ok? Ma questo è un 8.25 ed è più leggero. Track in questo caso fanno davvero davvero tanto. Mi dovrò abituare perché non sono independent e io sono abituato con independent. Però spaccano secondo me. Anche le ruote le ho prese apposta un po' più larghe, quelle che potrebbero definirsi tablets se parlassimo di Spitfire, appunto, che hanno un battistrada un po' più largo, perché mi piace skateare in street e soprattutto anche in park. Queste ruote sono fatte apposta, poi agganciano bene, sono delle bellissime ruote. La tavola figa, figata, perché non so se lo notate, ma questi cerchi praticamente sono uno sotto i track del tail e uno sotto i track del nose. Hanno un innesto di fibra di carbonio e questo dovrebbe renderla più resistente a un costo minore. Dovrebbe avere una funzione simile a quelle che sono VX e Flight delle altre marche. Non vedo l'ora di provarla. Già dal feeling è una bomba. Non so, se volete farmi qualche domanda sulla tavola, tutto sotto nei commenti, raga. Potete, sapete, scrivermi su Instagram quello che volete. Io non posso far altro che ringraziare ancora una volta Downtown. Chiaramente andando ad acquistare da Downtown non supportate solo la scena italiana, ma supportate anche me. Se potete, acquistate da lì. È assolutamente ottimi prezzi e ottima qualità. Allentato un pochino i track che sono durissimi. E forse mi sono dimenticato pure il titolo a casa. No, non è vero. Vi giuro, raga, questa non era preparata. Sto male. Riproviamo. Magari a sto giro non fai malissimo. Devo fare proprio il magico e lo splendido. Devo cambiarmi le scarpe, perché sennò queste rovinarle mi scazzo. Queste sono le Jocelyn 1 e anche queste me le mandate Downtown, ragazzi, grazie mille. Veramente delle ottime scarpe. Come vedete le ho già skateate un bel po', mi piacciono belle morbide. Simil Vans, possiamo dire. Per par condicio provo anche a fare qualcosa su queste. Ma sai che... non mi metto male. Cavoli. More feeling. Da skater ignorante quale sono, oggettivamente sentiti di molti molti peggiori, quindi mi piace. Per quello che l'ho provato adesso, approvatissimo. Poi ne riparliamo in un altro video, però sono assolutamente colpito. Chiaro che però questo che ho scelto, assemblato io, next level. Su di lui non c'è molto da dire, è fuori di testa, reagisce stra bene, buon feel, grip funziona, ruote funzionano da dio. Ho un'idea, c'è il filtro su Instagram che ti dice quali trick fare, vediamo cosa esce. Vale, qui se può fare. Figura di merda un coming. Minchia, sull'asfalto. Che fastidio che si rovina la tavola se sbaglio. Sentiamolo again. Sentiamolo again. Backside 180. Easy. Facciamo l'ultimo e poi su sta roba ci devo fare un video perché è troppo figo. Anche se i trick sono relativamente facili. Che bello. Prima mi è uscito Franz e non sono riuscito a farlo perché lo so chiudere, ma mi esce una volta ogni morte di papa. E il papa l'abbiamo cambiato da qualche anno, quindi c'è ancora un po' da dare. Magico, raga. Su skate fa paura. Dimmi un trick. Che ne so, io cosa mi chiedi? Non vale.
però fa male qui. Stare sull'asfalto è brutto, è una brutta cosa. Ma ho un concave un po' piattino e quindi mi devo un po' abituare. Raga, non so come tenere tutte cose. Che dire, video è finito, spero che vi sia piaciuto. Io di nuovo dico grazie Downtown, perché tanta roba e tantissima roba. E tu, è giunta la tua ora. A parte gli scherzi, non posso fare altro che dire grazie e sperare di riuscire un po' ad aiutare anche voi facendovi vedere questi prodotti. Chiaramente cerco di aiutarvi anche con lo sconto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia servito, che vi abbia intrattenuto e ci vediamo presto perché dobbiamo parlare di tantissime cose appena possibile. L'università mi risucchia l'anima, però sono contento di iniziare col botto. Peace guys! Però quanto sarebbe figo sgheppare giù da sti pannelli solari. Vado. Vabbè, già lo sapete, keep pushing, guys.